amici pescatori, questa sera faremo una pescata un po' diversa. Faremo una pescata in notturna a spinning. Non l'ho mai provato qui a spinning, specialmente in notturna. Direte voi, ma come fai? Se diventa buio dopo, come si... Ragazzi, guardate qui cosa c'ho di bello. Questo è veramente un bello oggettino. È veramente fantastico. Vi faccio vedere. Guardate qua. Dopo quando sarà buio lo monteremo e faremo un sacco di luce. Questo è veramente un ottimo prodotto, ragazzi. Adesso montiamo la mia canna da spinning. Guardate qua, ragazzi, che spettacolo. L'imbrunire ci sta già avvolgendo. Io adesso ho qui la mia canna da spinning di 3 metri con un'esca. Guardate qua, ragazzi, questa è preparata da me, è un popper, questa è un'esca di richiamo. Vediamo se ci fosse qualche serra o qualche barracuda. Avventura, sta tirando un leggero vento. Adesso farò un po' di richiamo, se ci fosse qualche predatore, sentendo lo sciacquio del popper, dovrebbe ancora, in teoria. Guardate qua, ragazzi, vedete lo sciacquettio? Lancio è andato a vuoto, ragazzi, ma lo spinning è così, bisogna sapere aspettare e avere sempre una grande fiducia. Adesso farò dei lanci a ventaglio in modo di scrutare tutta la zona, ragazzi. Guardate qua che bello schizzettino che fa, vedete? Per gli spruzzi bianchi, poi il colore bianco e rosso è molto vistoso, specialmente sulla sera così, ma anche dopo quando verrà la notte, ragazzi, accenderò la torcia, ragazzi, che illumina il giorno, vedrete che spettacolo. Il popper lavora benissimo, ragazzi, solo che in questo momento evidentemente i barracuda non ci sono. Adesso accenderò la luce. Si può pescare tranquillamente anche di notte, ragazzi. E ancora non è buio profondo. Più buio è e più che farà luce, ragazzi. Guardate qua come schizza. Come lo sto puntando. I barracuda non sanno cosa perdono, eh? Guardate qua come lo illumino.
insistiamo, dai ragazzi. Ragazzi, in questo momento sta incominciando a fare buio, quindi è arrivato il momento di accendere la torcia, anche perché voglio cambiare l'isca. Guardate qua che luce fa, ragazzi, non è fantastico? Adesso levo il pop e metto questo metal jig. Mettiamo subito a posto l'altra esca, ma guardate qua che bella luce che fa, ragazzi. Questo è il bello della pesca notturna, vedere bene tutto quello che stiamo facendo. Ok, perfetto. Guardate qua, che sicurezza anche guardare dove che mettiamo i piedi. Guardatevi che luce sta facendo. Come si vede bene l'esca, ragazzi. Ok, facciamo un lancio. Guardate qui come si vede l'esca. Perfetto, ragazzi, si vede che è una meraviglia. Che bellezza questa torcia, ragazzi. Ma poi da come è comoda non mi sembra nemmeno di avere niente in testa. Dai, facciamo ancora qualche lancio. Adesso voglio cambiare posto, ragazzi, ma voglio farvi vedere la differenza. L'altra volta che era andato al buio era un problema muoversi, ma state a vedere ora che differenza. Guardate qua, ora sì che è sicuro camminare sopra. Avete visto che bellezza? Con che sicurezza ci muoviamo? Bene, adesso lo spengo, qui c'è abbastanza luce. Niente male, vero ragazzi? Vai, spostiamoci da un'altra parte. Lo spinning anche questo, fare un po' di movimento. Ho cambiato esca, ragazzi, guardate qua. Questo è un metal jig da me autocostruito, con un assist tube. Qui c'è un fondale sabbioso, quindi posso farlo lavorare tranquillamente sul fondo, naturalmente sperando che ci sia qualche pesce. Dai, guardate come illumina bene. Bella luce, guardate qua. Ecco qua. Facciamo qualche cosa. Guardate che bella luce, ragazzi, che fa qui, si vede il fondo del mare. Pesci punti, ragazzi, ma che lanci, mamma mia, certi lanci
Niente. Anche qui non ho sentito nemmeno una tocca. A questo punto cambiamo un nuovo spot. Spengo la pila, guardate la differenza, ragazzi, mentre la spengo. Adesso si vede molto bene il fondo e adesso non si vede niente. Avete visto, ragazzi, la differenza? Ragazzi, voglio farvi vedere un altro piccolo accessorio, ma molto funzionante. Questo è lo Zippy, è un portachiave a pila luminoso, ottimo per cercare le cose al buio, tipo la toppa della serratura della casa, con la chiave a volte non troviamo la serratura, oppure tante altre cose. Guardate qua, adesso l'accendo. Tre potenziali luci, guardate qua, ragazzi. Questo è ottimo per guardare negli angoli bui, per esempio di una borsa, in fondo di buio, per vedere cosa c'è. Guardate qua come illumina. Avete visto, ragazzi, che bellezza? Quindi chiunque ritorni a casa, anche se c'è buio, troverà sempre la toppa della serratura e aprirà la sua casa. Guardate qua, è veramente un bello oggettino, molto funzionante, ma guardate qua che luce che fa. Questa è una torcia molto pratica, potete appendere al gilet da pesca, dove volete, ragazzi, è veramente un bello oggettino. Già, che differenza, eh? Adesso, ragazzi, cambiamo spot. La bellezza dello spinning è anche questa, è una pesca di movimento, no? Se da una parte non ci sono, saranno da quell'altra. Qui vedi l'esca, c'è la sabbia, tu la filosi bene. Per ora, ragazzi, nemmeno una beccata, ma lo spinning, lo sappiamo tutti, è fatto così. Dei giorni non prendi niente e altre volte, quando meno ci speri, agganci un bel pezzo, quindi conviene sempre provarlo. Bella. Cambiamo ancora posto, ragazzi. Comunque ho notato una cosa, che c'era bassa marea, ma io sono contento lo stesso, ragazzi, perché ho voluto provare questa favolosa torcia. Mamma mia, che bella illuminazione! Così posso fare tanti progetti per la pesca notturna. Mi ha pienamente soddisfatto, ragazzi, fa una bellissima luce. E poi c'è anche questo qui, ragazzi, guardate. Guardate anche la luce, guardate come si vede. Che spettacolo, ragazzi. Guarda qua, guardate quante funzioni diverse che c'ha, guardate, 1, 2, 3. Guardate qua come bassa l'acqua, ragazzi, veramente bassa marea. E qui è impossibile lanciare, guardate qua, ragazzi, che scoglie affioranti che c'è. Devo guardare lì dove c'è l'acqua, guardate. È impossibile pescare in queste condizioni, ragazzi. Niente. Ragazzi, adesso faremo gli ultimi lanci e vedremo se avremo fortuna oppure no. Ma l'importante è la pesca, non è necessariamente prendere il pesce. Oddio, si viene per quello, però bisogna prenderla con sportività. Se non li prendiamo oggi, li prenderemo un'altra volta. Ragazzi, voglio accendere la luce per vedere la differenza di questi scogli. Adesso non vedo niente, ma accendendo la luce vediamo un po' cosa succederà. Oppa, aspettate, c'ha tre. Già, guardate che bellezza,
illumina il giorno, ragazzi. Guardate qua come ci si muove bene, ragazzi, con questa bella luce. Ok, ragazzi, facciamo gli ultimi lanci. Guardate come si vede bene l'esca arrivare, guardate qua, ragazzi. Però niente, non ho sentito nemmeno una tocca. Sto facendo lavorare il metal jig sul fondo, qui c'è un fondale sabbioso, però niente, i moscerini, c'è pieno di moscerini, ragazzi, niente, ragazzi, nemmeno una tocca. Quindi a questo punto conviene smettere, ragazzi, non ci sono le condizioni giuste. Guardate qua che luce, ragazzi. Questo piccolo affare è sorprendente. Guardate che luce che fa. Pazzesco, ragazzi. Questo è veramente un oggetto prezioso. Guardate qua. E fa una luce di nulla. Poi a 3 gradi di luminosità. Guardate qua. Grande. Piccolo, medio e grande, guardate qua. Veramente sorprendente, guardate qua. Come mi illumina il giorno. Eppure è un semplice portachiavi. È ricaricabile questo, ragazzi, cosa importante. Ricaricabile con la USB. Vai adesso, ragazzi, adesso riguadagniamo la luce. Guardate come sarebbe pericoloso camminare fra questi scogli senza luce. Ok, ragazzi, riponiamo pure le esche. Ragazzi, concludo questa mia battuta di pesca. Non è andata come speravo, però voglio essere sincero. Più che altro sono contento lo stesso perché ho provato questa bellissima torcia. Mi ha fatto camminare con molta tranquillità sulla scogliera e mi sentivo molto sicuro. La pesca non è andata bene perché c'era bassa marea e il pesce sicuramente era tutto rimpiattato, non c'era nessun predatore a giro, nessun pesce serra e nessun barracuda. Comunque, ragazzi, voglio dirvi una cosa, seguite sempre il mio canale perché presto ci saranno sempre delle bellissime novità. Naturalmente stasera non è andata bene, ma proveremo ancora di nuovo. Vorrei salutare tutti gli amici di Sanpei, è un gruppo favoloso che si trova sia su Telegram e su Facebook. Inoltre vorrei salutare tutti gli amici di YouTube, ragazzi. Mi raccomando, seguite sempre il mio canale, ci vediamo al prossimo video e adesso spengerò la luce, guardate qua, e accenderò questa, guardate che differenza, si rimane abbagliati, ragazzi, guardate qua. Vede addirittura al mare, guardate come brilla l'acqua. Vai, sono contento, ragazzi, ma voglio dirvi una cosa in più: se voi usate l'elio 15 avrete diritto a
al 15% di sconto se volete acquistare questa bellissima attrezzatura adattissima per una tranquilla pesca notturna. Non è fantastico? Ricordatevi, l'Elio 15, e avrete lo sconto del 15%. Signori, buonanotte, adesso spengo la luce, ci vediamo. Seguite sempre il mio canale, ragazzi.